già, insomma, avuto molte esperienze come doppiaggio, mentre per Bebe Vio è una novità assoluta, però so che anche ti piace gettarti in cose nuove, in nuove esperienze. Ci racconti un po' che difficoltà hai trovato, quanto ti è piaciuto, cos'è la cosa che appunto ti ha affascinato di più del tuo personaggio? Allora, diciamo, del mio personaggio appunto il carattere che è super espressiva. Io sono super fan come persona, cioè io quando vedo una persona che adoro vado e gli faccio, oh mio Dio, sei tu veramente? E nel film ho dovuto fare la stessa cosa, quindi l'ultima volta mi era successo con Federer e quindi mi ero immaginata davanti Federer e dicevo le stesse cose. Dovevo solo dire Lassie che era al posto di Federer, quindi è stato molto figo. E quindi da quel punto di vista là, cioè sono molto io come personaggio, appunto che parlo veloce, sempre contenta e tutto quanto. E è stata molto difficile la parte dove dovevo fare quella arrabbiata e quello è stato molto molto difficile. Penso ci abbiamo messo lo stesso tempo a dire le due frasette d'arrabbiata che tutto il resto praticamente, perché cioè, io non sono una che si arrabbia molto e quando mi arrabbio tendo a non parlare proprio, quindi non è proprio da me. Però è stato bello, ho avuto la fortuna di aver avuto una persona che mi ha insegnato molto bene e sì, alla fine devo fare pochissimo, quindi in realtà non è. Però è stato, cioè, mi sono divertita proprio tanto, è stato figo, io no, appunto non sono un'attrice, quindi è stato molto strano dover interpretare questa parte. E ogni tanto mi diceva, gesticola un po', fai proprio come fa il film, però non, cioè, non mi veniva tanto da farlo, quindi mi faceva. È stato divertente perché ogni scena mi diceva, immaginati questo e pensa di fare questo. E quindi alla fine io ho vissuto tre film diversi praticamente, non era quel film lì. Però è stato molto 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 bello, cioè per me comunque. È stato bellissimo, anche perché avere un colosso come lei accanto a me è una cosa pazzesca, quindi no, bellissimo.